Senza comunicazione, diceva, non c'è prevenzione. Come si può recuperare sulla Si può vaccinazione? recuperare, diciamo, ripartendo con una strategia di comunicazione istituzionale molto importante, cosa che in questi anni è mancata, tanto è vero, abbiamo registrato un crollo dell'adesione vaccinale sia per quanto riguarda l'influenza che per quanto riguarda il Covid. Comunicare e informare nel modo giusto, molte persone credono a quello che leggono sui fake di varia natura, quindi che addirittura questa vaccinazione possa aver compromesso il proprio sistema immunitario. Quindi io credo che ci sia bisogno innanzitutto di ripartire con una comunicazione corretta, giusta, fatta da chi ha i dati e le competenze e poi una vera e propria campagna di comunicazione continua da parte del Ministero e delle Regioni insieme ai medici e alla clinica per far comprendere alle persone anziane e alle persone più fragili che vaccinarsi è veramente un modo per stare bene, perché anche li abbiamo visto con i picchi di ospedalizzazione anche quest'anno, l'influenza è un qualcosa che morde e fa male. In più abbiamo dentro anche il Covid che è diventato endemico, ma per questo non è che non va, diciamo, gestito e non bisogna fare prevenzione su questa patologia. In altre parole, la signora Lorenzin vorrebbe imporre a tutta la popolazione le posizioni in questa materia del suo partito, che rappresenta il 19% degli italiani. Queste parole dimostrano la natura totalitaria di chi le pronuncia, ma non solo. Nel volto della Lorenzin, come in quello di Speranza e tanti altri, si legge preoccupazione, se non paura, e ha ragione. È possibile che se il prossimo 5 novembre non ci saranno dei brogli scandalosi oltremare, molti di questi servili capossi dovranno dedicare a giustificare le motivazioni del loro furioso accanimento e a cercare di non finire in galera.